Saranno in tre in seconda fila con l'8 Evita Lakshmi, Vincenzo Pisquaglio all'Annunziata per Walter Zanetti, col 9 Elettra Desi, Andrea Farolfi per Mauro Baroncini e col 10 Extra Wind, Pietro Gubellini. Questo lo schieramento completo del Criterium Femmine, con l'allineamento che va lentamente a completarsi. Si avvicina per gradi Eleonor Di Poggio, che però ora è a rete, rinuncia al lancio Ecate SL e va ora a prendere posto anche Vita del Ronco col numero 2. Stacco della macchina che vede in lotta e senza griff, con all'esterno Ela Linda che ottiene il via libera della battistrada. Ela Linda leader su e senza griff, che lascia all'esterno Esther De Lupi, quest'ultima che sbaglia in curva, sposta dalla terza posizione Eleonor Di Poggio per andare decisa a chiedere strada alla leader, e così rimane per ora scoperta al largo Elsa Cup. Ma Ela Linda decide per ora di opporsi, Eleonor Di Poggio insiste, strappo di Eleonor Di Poggio che la porta al comando in 500 metri esatti, superando Ela Linda. Come dicevo, Elsa Cup rimane all'esterno, scoperta di e senza griff, quindi abbiamo Evita del Ronco che ha all'esterno Evita Lakshmi e ancora Extra Wind, Elettra Desi, Extra Wind che sbaglia in curva come Ecate SL. Nel frattempo metà gara in 59,5 da parte di Eleonor Di Poggio, avvicinata da Elsa Cup, spettatrice interessata è la Linda. Dalle retrovie avanza bene in terza ruota Elettra Desi, mentre il chilometro della leader va via in 1,14. Eleonor Di Poggio in vantaggio su Ela Linda, Elsa Cup all'esterno, Elettra Desi che si avvicina e si affaccia ancora in terza ruota, poi è senza griff e poi Evita del Ronco che sposta dalla corda. Siamo ai 300 finali con Eleonor Di Poggio in vantaggio su Ela Linda, Elsa Cup che perde qualche battuta, così come Elettra Desi per linea interna e senza griff. Eleonor Di Poggio in vantaggio su Ela Linda che va al suo inseguimento, si riprende dopo un impasse in curva Elettra Desi e torna ad avanzare a centropista, ma Ela Linda scatta su Eleonor Di Poggio, la attacca, si avvicina Elettra Desi, Ela Linda che sta passando su Eleonor Di Poggio, Ela Linda ed Enrico Bellei che vincono il Criterium per le femmine. Per l'Alberto Barbieri, Eleonor Di Poggio è secondo, Elettra Desi terza. 4-1-9 l'arrivo ufficioso della seconda di Capannelle, 1-58-8 sul mio cronometro, significa media di 1-14-3, linea più linea meno per il successo della figlia di Royal Blessed, che è la più veloce allo stacco della macchina. Dopo mezzo giro cede l'iniziativa alla favorita Eleonor Di Poggio, ma poi in retta sposta, va all'attacco e nel finale passa nettamente. Eleonor Di Poggio cala leggermente nelle battute finali, ma rimane comunque netta seconda davanti a Elettra Desi, che recupera benissimo dalle retrovie agendo in terza ruota negli ultimi 700 metri. 4-1-9 l'arrivo ufficioso della seconda di Capannelle.